Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Sei in Salute. L'argomento di questa sera è veramente interessante, ma soprattutto veramente utile, perché parliamo di quello che è un vero e proprio dovere civico, ossia la donazione del sangue. Abbiamo ospite questa sera l'AVIS di Bergamo. Vado subito a presentare i nostri ospiti. Abbiamo Paolo Comana, che è presidente dell'AVIS comunale di Bergamo. Buonasera, benvenuto. Grazie. Walter Castellani, che invece è referente di zona 1 di Avis, che è la zona di Azzano, Bergamo, Laglio e Stezzano, giusto? Perfetto. Buonasera. Poi abbiamo in collegamento Oscar Bianchi, che è il presidente dell'Avis regionale Lombardia, e sempre in collegamento, buonasera, quadrato, e sempre in collegamento abbiamo anche la dottoressa Barbara Giussani, che è responsabile di unità di raccolta dell'Avis provinciale di Bergamo. Dovrebbe, eccola. Buonasera qua. Buonasera dottoressa. Allora, cominciamo a parlare dell'Avis. Cominciamo da Paolo Comana. Ecco, innanzitutto cerchiamo di conoscerla un po' da vicino. Come funziona l'Avis di Bergamo? Qual è la sua organizzazione? Sì, in particolare io sono presidente pro tempore dell'Avis comunale di Bergamo, quella che ha competenza, relazione, gestione dei donatori residenti nella città di Bergamo. Conferiamo le donazioni dei nostri donatori al centro, all'unità di raccolta del Monte Rosso, che è gestita da Avis provinciale di Bergamo. Siamo contestualizzati nel rapporto e nella convenzione tra Avis e il Servizio Sanitario Nazionale, che Avis regionale Lombardia, certo, ha sottoscritto con il Servizio Sanitario regionale della Lombardia. E in questo ambito l'incarico dell'Avis comunale è quello di promuovere la donazione di sangue e di provvedere alla cura del donatore. Vuol dire che siamo impegnati a offrire al donatore i servizi di ricordare che è trascorso, certo, il suo, certo, periodo donazionale, tenerlo informato degli eventi che possono incidere sulla possibilità di essere sottoposti a donazione a seguito di un intervento piuttosto che di un tatuaggio, piuttosto che di altri momenti che nella vita si possono incontrare, o scelte, viaggi che possono essere operati e che per le condizioni igienico-ambientali possono indurre la cautela nell'esercizio del prelievo di sangue. Beh, insomma, questo è un impegno, bel lavoro da fare. Veramente impegnativo. Noi abbiamo 3.700 donatori sulla comunale di Bergamo e raccogliamo 7.300 unità tra sangue intero e plasma. E questo è il dato annuale che, per fortuna nostra, è a stimolo per continuare a lavorare sempre più intensamente, è in controtendenza, perché è leggermente in aumento costante da alcuni anni, dal dopo Covid. Notizia, però è proprio l'impegno anche, certo, a continuare. Però è una bella soddisfazione, voglio dire. Questo sì, grazie, è vero. Ecco, un'altra domanda volevo porle. Che rapporto avete con le strutture sanitarie? Ovviamente si parla di Bergamo, quindi del territorio. Sì, sì, noi fondamentalmente non abbiamo rapporti, proprio perché il sangue che viene raccolto dal centro di raccolta viene direttamente consegnato all'ospedale Papa Giovanni, che è quello che ne fa la gestione per il nostro ambito territoriale. Poi sul territorio a distribuzione. Esattamente. Alcuni nostri donatori per occasione si trovano a fare donazione all'ospedale di Seriate, certo, piuttosto che al centro del
Papa Giovanni, ma perché scelgono loro per necessità loro, certo, di rivolgersi a queste strutture. Ma noi come Avis Comunale non fate abbiamo sempre rapporti, riferimento direttamente al Papa Giovanni XXIII. Capito. Io adesso invece vorrei andare dal dottor Bianchi, perché insomma, visto che abbiamo la fortuna di avere un rappresentante di una struttura, con tutto rispetto, più elevata nella piramide, volevo invece chiederle qualcosa riguardo proprio all'Avis nazionale. Ora, l'Avis la conosciamo, vuol dire, non ha bisogno di presentazioni, perché bene o male, per fortuna, la conosciamo tutti. Però ecco, magari chiedere insomma come nasce, come si evolve poi nel corso ormai dei decenni, voglio dire, è quasi è un valore nazionale l'Avis, mi perdoni. Beh, no, diciamo che sta dicendo una grande verità. Avis è presente sul territorio nazionale dal 1927 e il sistema sanitario trasfusionale oggi vigente è stato mutuato da quanto Avis ha fatto e ha costruito proprio da quella data, dal 1927. Tra poco festeggeremo 100 anni. Pensi che le trasfusioni e il servizio di conduzione e di gestione dei malati che richiedevano appunto una trasfusione, il sistema sanitario a suo tempo non veniva in alcun modo regolamentato e normato, e proprio in quanto associazione di volontariato abbiamo raccolto un'esigenza delle popolazioni e cercato di dare una risposta. Da lì poi è nata la sensibilità, l'attenzione, e conseguentemente è stato riportato nell'alveo del welfare, e oggi siamo parte integrante del welfare e siamo uno dei tre pilastri su cui si fonda tutto il sistema trasfusionale. Uno è la parte medica, l'altra la parte scientifica che valida e lavora il sangue, e poi ci siamo noi, che appunto è la parte che porta dono, che recupera, raccoglie e mette a disposizione per le comunità il sangue così prezioso. Siamo organizzati esattamente come sono organizzate i vari livelli amministrativi del nostro Stato, quindi c'è un Avis comunale, un Avis provinciale, un Avis regionale e un Avis nazionale. Per ogni livello ci sono competenze, attività, azioni che possono essere messe in atto, e alle comunali, come ben diceva prima Paolo, viene affidato il compito di essere coccolanti i donatori, perché devono prenderli per mano, accompagnarli e sicuramente motivarli nel loro gesto quotidiano. Alle Avis provinciali viene chiesto un'azione di coordinamento delle Avis comunali e in alcuni casi, come per Bergamo, anche di effettuare l'attività della raccolta del sangue. All'Avis regionale un'azione politica di raffronto, di confronto con le istituzioni, proprio perché la sanità sappiamo tutti che è regionale, e ad Avis nazionale un coordinamento e una supervisione di tutti i profili regionali, in modo da avere un'omogeneità su tutto il territorio in termini di approccio e di polis. Questo è un po' il senso e l'organizzazione che oggi vige interno ad Avis. Se vogliamo raccontare qualche numero, possiamo dire che a livello nazionale ci sono 1.300.000 donatori, in Lombardia ce ne sono 270.000, quindi un quarto dei donatori italiani è lombardo. In Italia vengono raccolte circa 2 milioni di unità di sacche di sangue, e in Lombardia quasi 500.000, quindi anche in questo caso una proporzionalità coincidente con i donatori. Diciamo che Avis è nata a Milano e quindi siamo proprio nel cuore di dove è nata Avis. Volevo chiedere un'altra cosa. Ovviamente cioè il messaggio più importante che vogliamo dare è che donare sangue è, come dicevo prima, giustamente un dovere civico, però è veramente un dono, ma sia per chi lo riceve ovviamente, ma anche per chi lo dà. Forse questo è il messaggio più importante. Qualche giorno fa, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti il messaggio che poi ha dato Fedez quando è uscito dall'ospedale, fate bene Fratelli di Milano, che ha ringraziato soprattutto i donatori. Questo forse è il messaggio più importante che vi dovete far carico e che tutti ci dobbiamo far carico.
Ma diciamo che in questi giorni siamo molto strattonati da un po' tutti i media proprio per questa notizia che Fedez ha voluto, questi ringraziamenti che Fedez ha voluto dare. Come ho detto in altre occasioni, ribadisco il fatto che Fedez ci sta aiutando ad accendere un po' i riflettori su quello che è la donazione di sangue, che forse viene ancora oggi data un po' per scontato. E in realtà non lo dobbiamo mai dimenticare che tutti i giorni più di 1.800 persone in Italia hanno bisogno di ricevere una sacca di sangue e che quotidianamente ci sono altrettante persone che vanno a donarlo proprio per rendere disponibile questo farmaco così naturale. Quindi abbiamo bisogno di avere tutti i giorni persone che si rechino a donare, e quello che dobbiamo fare, soprattutto le AVIS comunali, è proprio quello di reclutare nuovi donatori che devono rispettare dei parametri che vanno nella direzione di quantomeno avere uno stile di vita sano e avere dei parametri compresi tra i 18 e i 65 anni, pesare più di 50 kg. Questo fa sì che consenta alla comunità di poter vivere serenamente. Abbiamo imparato durante il periodo Covid che un individuo da solo non sta bene. Sta bene se sta bene l'intera comunità. Ecco, noi dobbiamo perseguire questo obiettivo. Come Avis abbiamo l'obiettivo da perseguire di far star bene tutti, o meglio, di non far mancare a nessuno nel momento in cui ne ha bisogno una sacca di sangue, che è quello che noi ci siamo detti quasi 100 anni fa, quando fondammo la nostra associazione. Benissimo, io la ringrazio dottor Bianchi perché sono anche quelle parole che ha detto anche sull'onda della notorietà in questo momento di Fedez, ma sicuramente è un messaggio molto ma molto importante. Io nel frattempo comunque do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma mi raccomando tornate qua subito con noi di Sei in Salute perché continueremo a parlare della donazione di sangue. Bentornati con noi di Sei in Salute, questa sera stiamo parlando dell'AVIS e della donazione di sangue, tema molto molto importante. Signor Castellan, lei è invece, abbiamo detto, referente della zona 1, ripeto, la zona di Alzano, Bergamo, Laglio e Stezzano. Ecco, mi rifaccio un po' a quello che dicevamo col signor Comana. Le vostre iniziative sul territorio, soprattutto quelle che andrete a attivare nel breve termine, quali sono? Sono iniziative che cercano di accomunare e portare giovani a conoscere l'Avis, a frequentarla, ad associarsi in qualsiasi maniera, anche all'inizio donando, se possono, oppure partecipando alle attività dell'associazione. Prossimamente abbiamo in programma un concerto, dei convegni, un convegno che sarà proprio è appena trascorso. Abbiamo partecipato a tutta l'attività della Donor Week che quest'anno ha avviato i propri lavori, ma che ha intenzione di continuare nelle altre città che saranno capitali d'Italia nei prossimi anni. E poi soprattutto con incontri sanitari rivolti ai giovani che partecipano ad associazioni sportive con le quali noi collaboriamo e con le quali diamo questo supporto sanitario di conoscenza, di attività che siano collaterali, ma soprattutto che siano supporto a degli stili di vita. Perché Come diceva prima, giustamente. riteniamo che i giovani, abituandosi a degli stili di vita sani, possano essere il serbatoio di futuri nostri donatori, oltre che del benessere loro. Certo, quindi voglio dire, non è solo la mera raccolta di sangue, c'è cioè tutta poi No. una struttura, un'organizzazione che è. Non dico solo a supporto, ma che potenzia, usiamo un po' questo termine, tutto ciò che poi porterà alla raccolta di sangue. Sì, è il terreno, diciamo, che prepariamo per
ottenere poi la donazione, i donatori, soprattutto che siano donatori periodici, che certo, è la qualità che noi richiediamo ai nostri donatori. Una domanda volevo fare prima di passare poi alla dottoressa Giussani, con cui parleremo della parte, diciamo, tecnica, insomma, della parte proprio medico-scientifica. Ma queste iniziative partono anche a livello locale, voglio dire, o sempre sotto consiglio, mettiamo così, della parte più istituzionale, centralizzata? No, soprattutto partono a livello locale, perché a livello locale c'è la conoscenza del territorio, quindi certo, certo, di quello che maggiormente è, per la gente è interessante o da ottenere o ad avere di supporto. Chiaramente devono sempre sottostare degli avalli di quelle che sono le nostre associazioni superiori, che decidono un po', diciamo, le strategie, siano esse pubblicitarie, siano esse di messaggi che facciamo nostri, che, certo, certo, dei quali siamo anche produttori, perché taluni spot sono stati prodotti anche nell'ambito delle nostre comunali, così come dei manifesti, certo ad un livello più locale, più limitato nel loro sviluppi, ecco. Certo, giustamente, come si dice sempre, l'Italia è lunga e stretta, però insomma ogni territorio ha le sue esigenze, i suoi gusti, le sue abitudini, certo, assolutamente. Io invece adesso verrei alla dottoressa Giussani, a cui, ecco, ha un po' l'onere della parte scientifica, mettiamola così. Quindi parliamo proprio della raccolta di sangue vera e propria. Cosa comporta essere donatori? Cioè, tutti possono essere donatori o ci sono qualche, magari, persone che non possono? Io partirei proprio dalla definizione un po' più idonea di donatore, soprattutto di donatore periodico, che non è più come un tempo genericamente considerato qualsiasi cittadino, tra virgolette, sano, ma è un cittadino che si approccia alla donazione e è considerato idoneo, valutato idoneo alla donazione. Quindi, come è già stato detto, l'uomo e la donna hanno dentro sé un preziosissimo farmaco naturale, che a differenza di altri, ovviamente, farmaci che sono fabbricati in laboratorio, viene donato dall'uomo. Però questo farmaco obbedisce, soprattutto dal punto di vista proprio di chi lo dona, alle stesse leggi della farmacopea europea. Quindi l'attività trasfusionale a 360 gradi è forse tra quella più normata in assoluto nell'ambito medico-scientifico, e il donatore di sangue è a sua volta appunto soggettato a dei criteri di valutazione idoneità legiferati, che comportano criteri di tipo fisico e anagrafico, che sono quelli che già sono stati esplicitati, che sono maggiore età, perché c'è una parte importantissima di consenso informato alla donazione, peso corporeo, che è di più 50 kg di peso, ovviamente non francamente obesi, perché questo potrebbe sottendere a patologie per cui la donazione diventa un rischio per il donatore più che per il trasfuso. E ci sono poi delle caratteristiche invece ematologiche, ematochimiche, quindi controlli periodici di esami, e con dei parametri di compatibilità che possono a volte essere un po' diversi rispetto a quelli della popolazione generale. C'è poi una parte importantissima che sono dei criteri clinico-anamnestici, diciamo, e sono quelli che vengono fuori proprio dal donatore, vengono esplicitati dal donatore all'atto del colloquio che il donatore fa con il medico, che ne deve valutare l'idoneità alla donazione. Per cui ci sono delle patologie magari minori di cui il donatore soffre, che possono essere compatibili con la donazione. Ne cito una, ad esempio l'ipertensione arteriosa, o il diabete ben compensato, e ci sono invece delle patologie considerate minori che non rendono idonea la donazione. Ma forse lo step più importante è la valutazione, al di là di questi parametri che sono obiettivabili, il colloquio sugli stili di vita del donatore.
stili di vita che è già stato riportato, si accentra molto anche le campagne proprio di prevenzione dello stato di salute che porta avanti anche l'associazione a qualsiasi livello, comunale, provinciale, regionale, nazionale, stili di vita salutistici, quindi sport, alimentazione e quant'altro, ma c'è poi una parte importante sulle situazioni a rischio infettivologico, quindi sappiamo che il sangue viene controllato ovviamente per il donatore ed è una potenziale fonte per il trasfuso di infezioni che vengono comunque controllate, ma alla base della sicurezza trasfusionale in questo ambito c'è proprio la sincerità del donatore. Quindi, ripeto, ci sono dei criteri legiferati che vanno rispettati, però la forte motivazione del donatore, quindi il donatore deve essere incentivato a donare non per controllare il proprio stato di salute, ma questo è ovviamente una delle positività di essere donatore indirette, ma perché è in salute, quindi si considera in salute. E deve essere una persona fortemente motivata ad un dono periodico, perché la periodicità dei controlli ovviamente è garante sia per la sicurezza del donatore che per la sicurezza dell'ammalato che viene trasfuso. Forse anche grazie al caso Fedez, chiamiamolo così, abbiamo capito che i veri testimonial del dono del sangue non sono tanto i personaggi famosi, ma sono gli ammalati. Ecco, in questo caso c'è stata la duplice coincidenza di un personaggio famoso che purtroppo ha avuto una malattia. Volevo chiederle questo, ma l'iter qual è, voglio dire? Giustamente lei ha detto prima, c'è prima un colloquio iniziale in cui si conosce ovviamente se il donatore ha delle patologie, ha qualche problematica, fino ad arrivare alla donazione. E com'è proprio l'iter che un donatore deve, praticamente si trova a dover affrontare? Sì, se è sensibilizzato alla donazione deve programmare una valutazione idoneità che avviene nei centri ovviamente di raccolta accreditati per la raccolta sangue, che può essere la struttura associativa, l'unità di raccolta oppure i trasfusionali che fanno la raccolta, quindi ente pubblico, e viene valutato innanzitutto con un'anamnesi, quindi con un colloquio di idoneità e una visita medica. Dopodiché esegue anche, se idoneo dal punto di vista anamnestico e clinico, esegue anche degli esami di idoneità, che sono esami molto generici di screening e una valutazione sulle patologie infettive di cui potrebbe essere portatore a rischio per il trasfuso. E nella nostra provincia, ma in quasi tutta Lombardia, pur non essendo obbligatorio come accertamento strumentale, viene anche sottoposto a un controllo di elettrocardiogramma prima della prima donazione e poi con periodicità a seconda della sua età anagrafica. E quindi l'iter è in quasi tutta Lombardia, siamo pro donazione differita, vuol dire che l'aspirante donatore che si presenta nei centri di raccolta o nei trasfusionali per essere valutato come dono alla donazione non dona da subito, ma esegue preliminarmente questi accertamenti. Dopodiché, una volta che il donatore è stato giudicato idoneo alla donazione sulla base di questi criteri, ripeto, che sono fisici, anamnestici e anche un colloquio importante sugli stili di vita in generale, riceve una comunicazione di idoneità alla donazione con la quale il donatore può presentarsi o nelle sedi di raccolta associative. Noi a Provinciale di Bergamo gestisce 10 sedi di raccolta sul territorio, oppure nei trasfusionali pubblici, e esegue la prima donazione. Ovviamente la periodicità del dono e la tipologia di donazione, perché non esiste solo la raccolta di sangue, ma esiste anche la raccolta di emocomponenti da aferesi, viene valutata e discussa con il donatore sulla base proprio di questi criteri. Ripeto, perché la finalità degli accertamenti di idoneità alla donazione è duplice. A, il dono del sangue, dove degli emocomponenti da aferesi non deve recare danno al donatore, e B, non deve recare danno al ricevente. Quindi mettiamo sulla piatta del bilancio un po' tutti questi fattori e il donatore viene poi avviato alla tipologia di donazione più idonea per lui e anche per l'utilizzo trasfusionale per l'ammalato. Benissimo. Io do la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui con noi in salute, perché con i nostri amici dell'Avis continueremo a parlare della donazione del sangue.
Bentornati con noi di Sei in Salute. Questa sera abbiamo ospiti i nostri amici dell'Avis. Stiamo parlando della importantissima donazione del sangue. Torno da Paolo Comana. Ci sono delle problematicità, delle difficoltà che occorre ancora superare, sia a livello territoriale, quindi il nostro di Bergamo, che anche a livello nazionale? Sì, sostanzialmente sono le ritrosie, magari le paure. Per esempio, una è la paura del lago, altra sono queste realtà emotive o retaggi di esperienza che devono essere superati e che sostanzialmente sono indicatori della necessità di una comunicazione, di un dialogo che deve essere assolutamente interpersonale. Noi vediamo proprio anche dalle indagini che sono state fatte, sondaggi condotti da Avis provinciale, abbiamo rilevato che il 75-80% dei donatori hanno conosciuto Avis e si sono approcciati alla donazione di sangue proprio per l'esperienza di contatto personale in famiglia piuttosto che nei rapporti di amicizia e nelle relazioni sociali. Questa cosa sta a sottolineare che la comunicazione, i social, eccetera, fanno di fatto messaggio che viene recepito a livello, direi così, razionale, ma che non riescono a cogliere a pieno anche l'emotività della persona che viene coinvolta. E invece il nostro vero problema è, cioè necessità, è certo, quella di stimolare la motivazione a donare e quindi dobbiamo trovare il modo di far coincidere la disponibilità psicologica, l'accettazione psicologica con quella emotiva, così riusciamo a costruire la spinta a recarsi all'Avis. Devo dire per altro verso che ci siamo trovati con occasioni molto rassicuranti, gratificanti, come quella in un incontro con studenti liceali ai quali proponevamo di compilare una cartolina come documento rispetto al quale procedere noi a contattarli quando avessero raggiunto, certo, la maggiore età. E la risposta di alcuni di questi ragazzi, ma direi proprio il 50% di quelli che abbiamo incontrato, era del tipo: no, no, grazie, lo so già, ho già deciso che il giorno dopo il compimento del 18° anno telefono, cerco il contatto, so dove siete, vengo da voi. Quindi è proprio una spinta interiore che dobbiamo attivare. Lo dico solo nel senso della progetti di comunicazione che noi dobbiamo svolgere. E questa è la ragione per la quale con il nostro consiglio di Avis Comunale coltiviamo particolarmente il rapporto con i gruppi rionali, perché sono il nostro megafono, contatto di dialogo con il territorio. Ecco, io prendo subito la palla al balzo di quello che stava dicendo il signor Comana, perché la giro a questo punto a signor Castellan. E proprio in riferimento a quella che è l'impegno in informazione e formazione, anche se vogliamo, come vi state muovendo sul territorio? Sul territorio ci muoviamo a vari livelli, dalle scuole elementari per quanto riguarda l'informazione, alle scuole medie e alle scuole superiori. Diversi sono i livelli di approccio e quindi la preparazione di coloro che vanno a tenere questi primi incontri.
ma comunque che danno la soddisfazione di far conoscere innanzitutto l'associazione e gli scopi e promuovere innanzitutto la volontarietà del dono. Certo. E in secondo luogo recepire anche quelle che sono le problematiche che magari diamo per scontato da anni, perché siamo all'interno dell'associazione e quindi riteniamo che sia tutto conosciuto, e invece ci sono alcuni aspetti che risultano ancora nuovi. Quindi è uno scambio che abbiamo in continuo con le varie tipologie. Non ultimo è il nostro legame con le società sportive, perché riteniamo che lo sport sia un ambiente ideale per la tutela e la salvaguardia del fisico, dove chi per le prestazioni che vuole ottenere ha un maggior rispetto, non che le altre siano da meno, no, ma no, comunque certo. È un fattore che privilegia queste vedute, quindi facilita anche il nostro ingresso, e lì troviamo terreno fertile per promuovere l'associazione o comunque farla conoscere. È un settore al quale ci dedichiamo già da parecchio tempo e con riscontri e soddisfazioni. Poi ecco, come si dice sempre nel nostro paese, il passaparola poi alla fin fine è quello che funziona sempre e dà ottimi risultati ancora adesso. Io torno invece dalla dottoressa Giussani, a cui voglio chiedere, sembrava forse una domanda un po' banale, scontata, però è giusto dirlo, e tutto il sangue che poi viene raccolto, quale utilizzo viene fatto? Ma sì, innanzitutto penso che non ci sia nessuna branca specialistica o della medicina che ormai non usufruisca di terapie che derivano dal sangue, con farmaco sangue. Innanzitutto, così come si tenta di personalizzare la donazione per il donatore, così ormai la medicina trasfusionale ha personalizzato la terapia agli ammalati, quindi il sangue non viene più utilizzato come intero, ma viene frazionato nei diversi componenti che sono i globuli bianchi, che vengono per lo più eliminati, i globuli rossi, piastrine e plasma. Quindi ad ogni ammalato ovviamente si dà l'emocomponente specifico per la sua patologia. L'utilizzo maggiore che se ne fa sicuramente in ambito chirurgico, di chirurgia, quindi chirurgia non tanto di elezione, ma ad esempio pensiamo ai trapianti d'organo, le chirurgie di alta specializzazione. In ambito oncologico, noi sappiamo che purtroppo c'è questo grande divario generazionale, quindi invecchiamo di più, ma non sempre invecchiamo meglio, per cui sono aumentate le patologie croniche, debilitanti croniche, soprattutto oncologiche, e durante la terapia oncologica l'ammalato in chemioterapia ha una pressoché distruzione quasi totale del proprio midollo ematopoietico, per cui necessita di supporto trasfusionale continuo. Quindi a volte non necessariamente deve essere una patologia ematologica, ma anche oncologica generale. Poi ci sono le grosse necessità di globuli rossi durante i politraumi, tra le altre cose l'ospedale Papa Giovanni è anche un centro lombardo di trauma center pediatrico, per cui se ne utilizza veramente a bizzeffe in questo ambito. E poi ci sono tutte ovviamente le patologie di tipo tumorale. L'altra parte importante invece di utilizzo del sangue, ma non del sangue ma della sua frazione plasma, è per la produzione di farmaci plasma derivati. Quindi per quello prima parlavamo di donazione di aminaferesi, che consiste è una metodica che consiste nella rimozione selettiva dal donatore di uno solo dei componenti del sangue, nel caso specifico il plasma, che può avere un doppio utilizzo. Può essere utilizzato a livello clinico, quindi il centro trasfusionale che lo controlla e lo lavora e lo valida, lo utilizza per i reparti così allo stato liquido, oppure viene conferito sempre ovviamente dall'ospedale all'industria che lo lavora per ricavarne
farmaci, albumina, immunoglobuline, fattori della coagulazione, quindi ci sono una miriade infinita di ammalati che vivono grazie al supporto trasfusionale e grazie a questo generosissimo dono dei donatori. Poi è stato prima citato il centro trasfusionale dell'ospedale Papa Giovanni che funge da CLV. CLV vuol dire che è il centro unico di lavorazione di tutto il sangue e degli emocomponenti d'aferesi raccolti nella Bergamasca, quindi sia nelle nostre sedi di raccolta associative che nei trasfusionali di Treviglio, Seriate e Bergamo. E a sua volta poi ovviamente lo controlla dal punto di vista dei parametri ematochimici, lo fraziona nei componenti che abbiamo citato e poi lo distribuisce sia ai reparti ospedalieri e alle cliniche accreditate che abbiamo sul territorio. Quindi c'è questa politica ormai dal punto di vista sanitario che si sta portando avanti in tutta Italia di il più possibile capillarizzazione sul territorio delle attività di sensibilizzazione al dono del sangue, ma poi la donazione vera e propria deve avvenire in strutture di raccolta accreditate, quindi non abbiamo più delle 154 ABS comunali che abbiamo sul territorio. Un tempo si prelevava il donatore, diciamo, quasi sotto casa, adesso invece il donatore viene convogliato alla donazione in strutture accreditate, quindi sono strutture, noi non abbiamo unità di raccolta mobili, abbiamo strutture fisse, che sono sicuramente garanti di sicurezza trasfusionale sia per il donatore che poi ovviamente per il ricevente sangue che è sempre l'ammalato, perché l'ottica con cui lavora sia l'associativo che il medico all'atto della raccolta è la fotografia dell'ammalato da trasfondere. Benissimo. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo proprio qua un minuto, velocissimi, proprio tutte e tre. Un messaggio finale, inizio da Comana. Sì, noi puntiamo a fare continuamente cultura del dono e vogliamo con questo, come abbiamo fatto per la rassegna della capitale della cultura, portare, seminare per poter raccogliere donatori nel prossimo futuro. Un messaggio veloce. Avis te, quindi aspettiamo i giovani. Dottoressa Giussani, un messaggio veloce. Veloce, il cittadino passa a venire la donazione, si sente fortemente motivato con motivazioni che sono solo esclusivamente altruistiche, di senso civico, e di pensare a questo dato che credo sia eclatante, che ogni 2 secondi nel mondo qualcuno ha bisogno di sangue e quindi oggi lo doniamo e domani potremo riceverlo. Assolutamente, non dimentichiamoci che poi malati potremo diventare, si spera mai, ma potremo diventare noi. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Paolo Comana, presidente dell'Avis Comunale di Bergamo, ringrazio Walter Castellan, referente della zona 1 Avis e ringrazio la dottoressa Barbara Giussani, responsabile dell'unità di raccolta Avis provinciale di Bergamo. Ovviamente i ringraziamenti anche al dottor Bianchi che ha dovuto poi lasciarsi per suoi impegni, presidente dell'Avis regionale Lombardia. Io, come sempre, in finale di trasmissione vi do appuntamento alla prossima puntata di Sei in Salute. Ringrazio ovviamente Andrea in regia per il prezioso supporto, ringrazio RBM Group. Vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web, www.informativo.it, che è il sito della nostra trasmissione, www.tecnomedicina.it, che è il nostro sito di informazione medico-scientifica, e la nostra web radio, sempre di informazione medico-scientifica, che è radiosalus.com. Come sempre, finale di trasmissione, non vi resta che augurare a tutti buona salute, ma soprattutto donate il sangue.